Dal 12 al 14 ottobre torna la Fiera di Arischia, evento organizzato dall'Associazione Abruzzo Fiera che, riprendendo e trasformando un antico mercato che si faceva in antichità all'aia del paese, ha saputo trasformare l'evento, ormai giunto alla 30ª edizione, in uno degli appuntamenti nazionali più importanti per gli operatori del settore agricolo e dell'allevamento. La fiera si svolge ogni anno nell'area del campo sportivo di Arischia, su una superficie di circa 20.000 metri quadri. La novità sarà nella giornata del sabato la serata di Gran Galà. Sotto le stelle uno spettacolo equestre con attrazioni e sorprese presentato dalla showgirl Miriana Trevisan con il comico Roberto Ciofoli e con madrina dell'evento Michelle Carpente. Credo che insomma spegnere 30 candeline è una bellissima soddisfazione per noi che l'abbiamo inventata questa fiera. Poi vedere tutti questi ragazzi sul tavolo della presentazione della fiera è ancora più bello, significa che abbiamo fatto qualcosa di buono e andiamo avanti. 30 anni è qualcosa di eccezionale, abbiamo due giorni ricchissimi, anche se iniziamo il venerdì con un convegno su tutte le famiglie di Arischia, e quindi due giorni ricchissimi di vera fiera. E abbiamo con noi quest'anno la madrina Michelle Carpente, che tra l'altro è un'attrice e è di Arischia, lei è originaria di Arischia, quindi ci rende ancora più orgogliosi. Tra gli appuntamenti della tre giorni, spettacoli equestri con professionisti provenienti da tutta Italia, gare cinofile, esibizioni di cani di utilità e difesa, grazie ad addestratori professionisti. Nella giornata di domenica, alle 14.30, un corteo storico partirà dalla piazza del paese e farà da apripista al palio Renzo Martellucci. Nato nel 92, il palio è una sorta di gincana che vedrà la partecipazione di decine di cavalieri damazzoni sulla falsariga di una giostra cavalleresca in cui si sfideranno quattro rioni di Arischia. Quello vincente avrà lo stendardo sino alla prossima edizione della fiera. Da qualche anno per i più piccoli c'è anche una fattoria didattica per far conoscere agli animali. Per i bambini sarà possibile il battesimo della sella per avere un primo approccio con il cavallo. Elia Serpetti, uno dei soci fondatori dell'associazione, ha ricordato i grandi risultati ottenuti dall'organizzazione, che riesce ogni anno a sfiorare le 30.000 presenze, auspicando un sostegno e un coinvolgimento sempre più ampio da parte del comune. Ma è stata una scelta estremamente così sentita di cuore, perché Arischia è il paese di mio padre, è il paese dove comunque sono stata tutte le estati della mia vita e anche gli inverni, ci sono stati i miei nonni, quindi insomma è una scelta di cuore sicuramente. Io spero di poter portare un po' il mio contributo, ovvero ho cercato il più possibile di fare pubblicità all'evento anche su Roma, e quindi mi auguro soprattutto per le ragazze e per i ragazzi che stanno organizzando questa fiera di insomma che sia un grande successo, lo spero.